Oggi i lavoratori della Brindisi Multiservizi avrebbero voluto incontrare qui a Palazzo di Città i capigruppo consiglieri, in genere i consiglieri comunali, per tentare di capire qual è il futuro della società e soprattutto quali scelte verranno adottate per risolvere una crisi che si aggrava giorno dopo giorno, se è vero che peraltro che c'è anche un problema legato alle finanze della società che non riesce a pagare neanche gli stipendi. Nel mese scorso hanno ricevuto solo un acconto i lavoratori. E quindi che cosa è successo? Oggi si voleva chiarezza, chiarezza che purtroppo al momento non può esserci perché di consiglieri comunali ce ne sono pochi, in prevalenza consiglieri comunali delle opposizioni. C'è anche qualche rappresentante della maggioranza, ma che non è in grado di assumere decisioni importanti e soprattutto di assumersi responsabilità in merito a quelle che saranno le scelte che verranno compiute nei prossimi giorni. In ogni caso il Consiglio Comunale dovrebbe tornare a riunirsi il 19 luglio e questo Consiglio Comunale dovrebbe occuparsi della Brindisi Multiservizi, ma questo potrà avvenire nel momento in cui verrà risolta una crisi latente dal punto di vista politico-amministrativo che si trascina ormai da troppo tempo. Oggi non c'è una giunta in carica, c'è solo il sindaco e quindi si spera intanto che la politica risolva i problemi e poi, come hanno ribadito i rappresentanti sindacali in questa sede, che si affronti finalmente il problema della multiservizi, perché ci sono 150 famiglie brindisine in ansia che non conoscono il loro futuro dal punto di vista occupazionale.